Salve dalle pasta del capitano, oggi siamo qui per commentare un evento organizzato dalla città di Colonna, un evento di carattere internazionale per i diritti dell'infanzia, una cosa molto nobile. Ecco, vediamo qui come Colonna ha organizzato questa cosa, facendo dei giochi all'interno del palazzetto cittadino. Ecco, vediamo qua, abbiamo visto prima il tiro alla fune, adesso vediamo la corsa dei sacchi. Vedete adesso come si impegnano queste ragazze. Ecco, vediamo che c'è una ragazzina che non è riuscita ad arrivare con il sacco. Qui vediamo invece i maschi che cercano di battagliare. È chiaramente un modo per stare anche tutti insieme, no? Una cosa un po' diversa si fa all'interno del palazzetto. Qui vediamo una ragazza che salta con la corda, si fa all'interno, come dicevo, del palazzetto, perché fa molto freddo fuori, è giornata particolarmente fredda. Ecco, vediamo il tiro alla fune, vediamo come si stanno impegnando davanti ai mister, poi in questo caso mister Daniele della società sportiva. Ecco, ancora la corsa a sacchi, questi sono i ragazzi del calcio del 2002-2001. Ecco, vediamo che si buttano per arrivare. Qui invece ci sono i ragazzini un pochino più piccoli che fanno un altro tipo di gioco, di prima elementare, che sono di prima elementare, va bene, e che fanno questo gioco che consiste nel spostare questi mattoni senza appoggiare i piedi a terra. È un gioco di equilibrio. È un gioco di equilibrio, certo. Ecco, vediamo come si stanno impegnando. C'è questo ragazzino qui che praticamente... È una bambina che si chiama Luna. La bambina che si chiama Luna è quella che sposta i... Ah, è una bambina, va bene, non lo so, l'avevo confuso. Ecco, vediamo ancora i ragazzini che fanno invece il salto con questi sacchi, e sono veramente buffi. Ecco, vediamo un altro gioco ancora. Questo è un giochino che consiste, anche questo è un po' di coordinazione, no? Infatti questo bambino non ce l'ha fatta. È rimasto incastrato. Qui invece è il famoso rubabandiera. Ruba bandiera, ecco, guardate un attimo come tenta di scappare la preda e gli corre dietro e via. Credo che ce l'abbia fatta in questo caso. E poi, aiutami, che cosa c'è Anna poi? Ecco, ancora un altro pezzo della ruba bandiera, in questo caso però viene presa la preda. Ecco, vediamo qua che c'è l'altro mister che fa il suo ingresso improvviso in campo. E qui c'è un altro tiro alla fune delle ragazze, un pochino più grandi, guardate, stato... Perché l'ha aiutato quello? Ah, sì, sì, c'era un aiuto, c'era il presidente della SS di Colonna che l'ha aiutati. E ancora adesso è troppo forte. Ancora, ecco, vediamo qua. Ecco, attenzione adesso, guardate cosa vedete, boom, boom, salto, 2, 3, 3, buono, ci si riprova, dai, no, ancora tiro alla fune, vediamo chi vincerà questo tiro alla fune, vediamo ancora l'impegno al massimo, vediamo, la squadra sulla... sinistra, sulla nostra sinistra è quella che vince. Ancora vediamo
il gioco d'equilibrio con i mattoni qui è un po', c'è qualcuno che cerca di andare indietro, non ce la fa, poi ritornano, poi qualcuno forse sta facendo, ecco lo piede per terra, doveva essere già squalificato, questo qui non va bene, vediamo quest'altro dietro, c'è qualcun altro che invece va un po' meglio, qualcun altro che però poggia i piedi per terra e le mani. Le mani non può, guarda. Un pallone addirittura. Beh, diciamo che le regole non si rispettano proprio, però è una giornata di relax, per far stare anche questi ragazzi tutti insieme. Ci sono ragazzi del basket, della pallavolo, del pattinaggio, del calcio, di scuola, di tutto, è aperto a tutti chiaramente, tutti cercano di dare il loro piccolo contributo divertendosi, fa parte dello spirito di questa manifestazione. Ecco ancora qui il gioco dell'equilibrio, vediamo un po' se qualcuno la combina qua mettendo qualche piede per terra. Vediamo, ci sono anche dei suggerimenti da parte delle coordinatrici, chiamiamole così, che dovrebbero fare anche da arbitri. Ecco, vediamo che c'è qualcuno che mette il piede per terra, doveva essere squalificato, e questo qui sulla nostra destra, poi c'è un altro che cade, l'avete visto un fuano, quello sta mettendo qua, e poi salti, guardate, questo è lo spirito di divertimento che accompagna questa notte. Una notte dove oltre al comune di Colonna, come vedete, ha partecipato la società sportiva di Colonna, che include molte discipline fra l'altro, tutte quelle che ho detto prima, quindi calcio, basket, pallavolo, pattinaggio artistico, non so se ne dimentico qualcuna. Ecco, vediamo queste due ragazze che saltano molto bene la corda. Bravo! E che adesso? Guarda ancora, la corda va sempre più veloce, loro continuano a saltare, dopo tanto tempo non ce l'hanno fatta più. Qua rivediamo il tiro alla fune, ancora vediamo un po' chi la spunterà, i bambini piccoli, questi qua vincono, questi alla sinistra dei nostri teleschermi. Ancora quest'altro gioco di coordinamento stranissimo, e ritorniamo al tiro alla fune, perché poi è una cosa molto divertente questa del tiro alla fune, però ti le mani ti si eccolo si graffiano, vabbè, fa parte del gioco. Qui hanno vinto quelli alla destra dei nostri teleschermi. Questi sono i ragazzi del calcio, eccolo, vediamo, questa molto attesa, vediamo uno, primo sbaglio, sono le dirigenti del calcio, della società sportiva, eccole, vediamo un po' queste due ragazze giovani che ci riprovano, vediamo un po' se ce la fanno adesso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, si sono fermate. Si sono fermate le nostre due ragazze. Adesso la serata, diciamo, sta quasi per finire. Siamo stati contenti di riprendere questa manifestazione e di commentarla, perché comunque sia questa cosa rimanga agli atti del comune di Colonna, che l'ha organizzata in primis, comprese poi altre, sembrano fagioli che volano. Fagioli che volano, ma saranno fagioli che volano, può essere fagioli che rimbalzano più che volano. Ho detto che qui c'è, guardate questa cosa, c'è un sacco pieno, cos'è? Un bambino esce fuori da un sacco, incredibile, un bambino che esce fuori da un sacco, e poi i palloni che vengono bucati, scoppiati dai ragazzini che si divertono, guardate questi ragazzini quando li fanno scoppiare i palloni diventano tutti, si divertono tantissimo in un modo incredibile, è una cosa per loro fantastica.
E pensate il baccano poi che si crea all'interno di questo palazzetto. Però loro sono lì tutti contenti, sudati, con i pantaloni che scendono, li tirano su, li vanno, corrono, palloni che volano. Comunque la serata sta finendo qui, un saluto caloroso sempre a tutti i telespettatori di The Pasta del Capitano. Arrivederci! Ciao!